Pubblica Assistenza Città di Porto Maggiore nasce nel 14 maggio 1998, dovuta all'esigenza dei cittadini portuensi alla chiusura dell'ospedale di Porto Maggiore. Questa associazione, basata principalmente sul volontariato, si occupa di trasporto ordinari, infermi, trasporto disabili e emergenza sanitaria. Ho iniziato a fare volontariato dopo che sono andato in pensione tramite un amico volontario, diciamo, che mi aveva chiesto se mi interessava fare un po' di volontariato, che avevano bisogno di volontari che guidassero, diciamo, facessero il servizio con il pulmino. Il nostro servizio si svolge, diciamo, sia di mattina che di pomeriggio. Un mattino cominciamo con i ragazzi disabili, ci vanno a prendere dalle loro abitazioni e poi li accompagniamo in un laboratorio lì a Maiero. Pubblica Assistenza, buongiorno signora. Deve prendere un appuntamento per una visita a Ferrara per una risonanza magnetica? Va bene. Noi siamo lì verso le 9.30 a casa sua. Inoltre abbiamo un ambulatorio con infermieri professionali e medici per prestazioni ambulatoriali completamente gratuite. Attualmente l'associazione consta di 60 volontari attivi e naturalmente sono insufficienti in quanto le esigenze crescono di continuo. Soddisfazione è quella di vedere gli anziani che accompagniamo alle visite o alle terapie, vederli così sollevati, ecco, dai problemi quotidiani che hanno.